Franco Ricci, presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, terzo appuntamento con questa bellissima iniziativa Le Stagioni del Mare, ma ci ricorda qual è l'obiettivo? Allora, Le Stagioni del Mare nasce come obiettivo di valorizzare il territorio in primis, ma poi valorizzare i prodotti che sono locali e soprattutto locali e di stagione. È venuta questa idea perché comunque dobbiamo in qualche modo valorizzarli, perché la gente è propensa più a pesci blasonati, no? E quindi dobbiamo ricondurre il tutto a una visione locale e mangiare pesce freschissimo, no? E quindi l'idea era quella proprio di coinvolgere anche i ristoratori. Quindi valorizzare la pesca locale a fronte invece di una pesca che non è proprio locale. Sappiamo che l'80% del prodotto ittico è di importazione, quindi non sappiamo esattamente nemmeno da dove arriva. Pensi che nelle scuole viene consumato il pangasio, che è un pesce che viene dal Mekong, un fiume molto inquinato. Quindi pensiamo, stiamo dando pesce ai nostri ragazzi che francamente di dubbia provenienza. Quindi il valore era quello di riportare a mangiare pesce nostro, locale, perché comunque così diamo una mano anche ai pescatori. I nostri chef sanno cucinare molto bene i nostri prodotti e sanno abbinare anche i prodotti della terra con dei vini stupendi che sono quelli dei vini Citra. E quindi ecco, tutti insieme stiamo collaborando. Naturalmente questi menù saranno fatti a prezzi convenzionati e quindi in qualche modo c'è un aiuto anche a chi deve consumare e a venire e mangiare bene. E noi, essendo sulla Costa dei Trabocchi, non potevamo esimerci da questo impegno. Questo appuntamento porta a valorizzare soprattutto i pesci dell'Adriatico, i pesci del territorio. L'iniziativa è veramente una bellissima iniziativa, infatti questa, essendo la terza puntata, la terza edizione, non potevo non partecipare a questa cosa. Quindi faccio i complimenti agli organizzatori, al FLAG Costa dei Trabocchi e a Slow Food, che comunque patrocina l'evento. Mi sento tirato in parte e più sensibilizzato a questo evento, perché facendo parte appunto di un consorzio, un Abruzzo il più grande, che si chiama Qualità Abruzzo, la nostra missione è valorizzare appunto i prodotti del territorio, i prodotti di stagione, i prodotti di qualità. Abbiamo sposato in pieno questo progetto delle Stagioni del Mare. Il mio piatto invernale, sì, io sono molto attaccato, molto affezionato al pesce azzurro. Io faccio una... è sbagliato chiamarle roast beef perché è pesce, quindi lo chiamiamo roast fish. È una scottata, un roast fish di tonno con agrumi e finocchi, e la andiamo a glassare con un miele di mille fiori di tornareccio.